Ciao, benvenuti sul mio canale. L'argomento del video di oggi è come utilizzare al meglio l'olio di ricino. Premetto, sarò sincera, è da poco che lo utilizzo e l'ho scoperto grazie a Danny di Beauty, che vi consiglio di andare a seguire e visitare il suo canale perché è ricco di informazioni, ricette e preparazioni per la skincare a tutto tondo naturale. E tramite i suoi video e perciò tramite il suo sapere, perché è una ragazza che ha studiato e sa di che parla, sto cominciando a apprezzare l'olio di ricino e capisco, utilizzandolo, iniziandolo a provare, che non è, ahimè, molto semplice da utilizzare, perché penso che sia uno degli oli più untuosi in assoluto. Ne basta pochissimo e sulla pelle rimane tantissimo, anche nella stesura ne basta davvero poco. È risaputo e vi dico a grandi linee per cosa si utilizza. Sicuramente per i capelli, per fare impacco ai capelli, capelli sfibrati, capelli danneggiati, capelli con doppie punte, e per le ciglia e le sopracciglia è un ottimo balsamo. Oltretutto forma un film protettivo che va a proteggere sia le ciglia che le sopracciglia, le va a rinforzare e a stimolarne la crescita. Anche per le rughe, soprattutto per il contorno occhi, e è passata una moto e questa ci rimane dentro. Contorno occhi e contorno bocca, e per le rughe naso labiali, come ripeto, ne basta pochissimo perché è molto molto denso e appiccicoso. E nel video di oggi voglio mostrarvi come utilizzarlo senza fare pasticci e farvi passare la voglia di appunto utilizzarlo per quanto riguarda le ciglia e le sopracciglia, da utilizzare di sera, ovviamente non di giorno, perché, torno a ripetere, è un olio molto molto corposo. Almeno io personalmente non riuscirei a metterlo alla mattina come contorno occhi o contorno labbra. Forse può darsi che in inverno riesco ad applicarlo, ma adesso con questo calore per me risulta davvero difficile. Opto più per dell'olio di cocco, che è fra i miei preferiti, che è sempre un olio che ho scoperto e ho cominciato ad apprezzare grazie ad anni di beauty, o l'olio d'argan o l'olio di jojoba. Bene, adesso volevo spiegarvi come utilizzarlo per ciglia e sopracciglia. Innanzitutto non lo utilizzo, non vado ad attingere dalla confezione, dalla boccettina sua originale, ma mi sono procurata un barattolino così. È una crema esaurita, finita, terminata, e come vedete è scura, perché l'olio di ricino, come tutti gli oli, devono stare non a contatto diretto della luce solitamente, cioè solitamente sono sempre contenuti dentro boccettine ambrate scure, proprio per evitare il contatto con la luce. Questa è scura perché all'interno ha questo involucro, perciò non entra a contatto con la luce diretta. Prima di versarci dentro l'olio di ricino, l'ho ben pulita con acqua e sapone caldo, l'ho sciacquata, l'ho asciugata e poi ho ancora terminato l'asciugatura all'aria in modo che fosse per bene pulita. Sono andata a mettere un po' di olio di ricino all'interno e da qui andrò ad attingere per quello che adesso vi mostro. Dunque, ho pulito per bene due pennellini del mascara, uno così singolo e uno doppio, che uno era appunto in due fasi. La prima fase era una crema balsamo idratante che va a chiudere bene e allungare le ciglia, e poi il mascara vero e proprio. Vi porterà via un po' di tempo questo genere di pulizia dello scovolino dei mascara, perché appunto ci sarà tanto prodotto ancora, nonostante magari siano mascara vecchi che non utilizzate più, perciò dovrete perderci un po' di tempo nella pulizia, perché devono essere perfettamente, ripeto, perfettamente puliti, perché ci servirà per andare a distribuire l'olio di ricino sia sulle ciglia che sulle sopracciglia. Se non fosse ben pulito andremo a creare un danno anziché una coccola, una cura, un gesto di benessere per le ciglia e le sopracciglia.
andremo a depositare anche del mascara, perciò il consiglio è di lasciarli immersi dentro appunto dell'olio di ricino, magari in un bicchiere di plastica di quelli usa e getta, vi munite di un paio di guanti e dopo, per dire anche un'ora, cominciate a fare questo movimento e togliete via tutto il mascara che è presente sullo scovolino. Fate l'operazione diverse volte, poi passate sotto il rubinetto con dell'acqua calda e del sapone e fate schiumare in modo da sgrassare e togliere l'olio di ricino e i residui di mascara. Se terminata l'operazione notate che c'è ancora del mascara residuo fra le setole, ripetete l'operazione con olio di ricino, passate in mezzo alle due dita lo scovolino in modo da far uscire per bene ancora il mascara, dopodiché sciacquate ancora con acqua e sapone caldo e lasciate asciugare all'aria. Una volta che sono puliti li potrete riporre dentro l'armadietto del bagno, dentro un bicchiere di plastica, un contenitore o un astuccio dedicato appunto a solo per loro, e alla sera non dovrete fare altro che andare a immergere lo scovolino e scaricarlo prima di applicare. Scaricare, dico in questo senso, andare a togliere l'eccesso di olio fra le setole dello scovolino e andate ad applicarlo. Io adesso non applico perché ho del mascara e farei un pasticcio. Perciò sia sulle ciglia andate di nuovo a intingere e a scaricare e poi pettinate per bene le ciglia. Esagerate con l'olio di ricino perché non va neanche bene che l'olio vada all'interno dell'occhio, perché oltre a procurarvi una vista appannata potrebbe crearvi anche delle infezioni. Di tanto in tanto, per dire una volta alla settimana, comunque fate sempre una pulizia profonda degli scovolini con acqua e sapone e lasciate asciugare in modo che anche gli scovolini restino sempre ben puliti. E questo è un metodo che ho adottato in questi giorni per appunto non fare troppi pasticci e nel giro di pochi minuti riuscire ad idratare bene ciglia e sopracciglia con questo metodo, senza ungersi troppo il viso e andare a pasticciare in giro. Bene. Spero che vi possa essere utile questo piccolo suggerimento. Vi ricordo che ho attivato, andate a vedere sul canale o comunque lo lascerò nelle schede in fondo, un contest dove dovete solamente che commentare e c'è una piantina che adesso non dice niente perché è piccina, ma se ve ne prenderete cura è davvero molto bella. È una pianta grassa, è una succulenta, detta coda di scimmia in maniera così familiare, se no, no è una Clatous cactus winteri. Andate a vedere questo video dove vi parlo di questa pianta e dovete commentare, comunque se seguite il video c'è scritto tutta la procedura, perché questo contest cade il 15 agosto, che è un sabato, fino alle ore 24 si può commentare sotto questo video. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima.